del primo ordine, sempre lineari. Quindi la nostra equazione differenziale questa volta è y' di x uguale a di x y di x più b di x. Allora funziona così: supponiamo di aver trovato V una soluzione di quella omogenea associata. Chi è quella omogenea associata? Quella senza B. Quindi V è una soluzione particolare, potete prendere quella che vi pare, che tanto sapete che tutte le soluzioni di questa equazione omogenea differiscono tutte a meno di una costante moltiplicativa. Ovviamente l'unica che non potete prendere è quella con la costante 0. Quindi potete prendere una qualunque di quelle là con costanti diverse da 0. Adesso cosa facciamo? C'è un metodo che si chiama il solito metodo per trovare la soluzione direttamente. Questo metodo qua però si chiama, in questo caso l'artificio si chiama metodo di variazione della costante arbitraria. Cioè si impone che y di x sia una funzione u di x, scusate, y di x sia u di x per v di x. Cioè normalmente qua c'è la lambda per v di x, la soluzione dell'omogenea. Adesso noi vogliamo la soluzione della non omogenea. Allora che cosa facciamo? La lambda la facciamo diventare una funzione, ok? Perciò si dice variazione della costante arbitraria. La costante arbitraria diventa una funzione. Allora siccome v già la conosciamo, perché abbiamo prima risolto l'omogenea associata, allora bisogna andare a trovare u. Allora andiamo a fare la derivata di y. Chi è la derivata di y? La derivata di y è u' di x per v di x più u di x per v' di x. Però noi sappiamo che e questo qua deve essere uguale ad a di x per y di x più c più b di x. Chiaro? Però se ci ricordiamo che v' di x è uguale ad a di x per v di x, questo pezzo qui chi viene? Viene u di x per a di x per v di x. E questo pezzo qui chi viene? A di x per u di x per v di x. Quindi questi due pezzi sono uguali. Quindi questi due pezzi si cancellano. Quindi cosa rimane? Rimane u' di x uguale b di x fratto v di x. Uno dice però attenzione qua, se v di x fa 0 io come faccio a dividere? V di x non è 0, un'equazione, la soluzione di un'equazione differenziale lineare omogenea o è sempre maggiore di 0, o è sempre meno di 0, o è sempre uguale a 0 quando lambda è uguale a 0. Questo qua l'avete potuto notare prima, no? Vedete, alcune erano positive, altre erano negative, poi lo dimostriamo anche qui. In realtà si può dimostrare facilmente, perché la soluzione di un'equazione differenziale lineare omogenea, siccome c'è la soluzione sempre nulla, se è zero in un punto, abbiamo detto la soluzione non si possono toccare, allora chi è? È la soluzione nulla. Cioè c'è, la soluzione nulla fa una spartiacque tra le soluzioni che stanno di sopra, che sono tutte positive, e le spacca il piano in due, no? Quelle che stanno di sopra sono tutte sempre positive, e quelle che stanno di sotto sono tutte negative. Abbiamo detto prima, quando l'equazione è lineare le soluzioni non si possono toccare. Quindi non potendo toccare la soluzione nulla, o sono sempre positive o sono sempre negative. L'abbiamo già dimostrato.
Quindi questa soluzione è sempre diversa da 0, quindi qua possiamo dividere. Chi è, e quindi chi è u di x? U di x è una primitiva di b di x su u di x. Ok? Quindi quello che allora facciamo un esempio. Allora, supponiamo l'esempio di scrivere y' di x uguale y di x più x quadro. Allora, prendiamo l'omogeneo associato. Chi è l'omogeneo associato? V' di x uguale V di x. Chi è la soluzione? V di x uguale? Lambda per via la x. Viene il logaritmo di V uguale x, quindi V uguale a x. Lambda per via la x. Allora, qua adesso lambda lo potete prendere quanto vi pare, lo prendete, non mi si mette lambda uguale a 1, potete mettere quello che vi pare. Poi io metto lambda uguale a 1, poi facciamo vedere che se mettiamo un altro lambda non cambia niente. Quindi adesso y' di x, scusate, y di x lo scrivo come u di x per e alla x. Allora vado a sostituire. In realtà potrei anche applicare direttamente questa formula, però io preferisco sempre sostituire perché funge come una specie di controllo. Allora, y' di x, chi è? Viene u' di x per e alla x più u di x per e alla x uguale y di x, ma y di x è u di x per e alla x più x quadro. Allora vedete che questo pezzo si toglie e vi rimane u primo di x qua uguale x quadro per e alla meno x, dividendo per e alla x. Come vedete, alla x è sempre diverso da 0, si può fare. Adesso finiamo l'esercizio. Cancello là sotto perché così evito. Allora, quindi adesso io cosa devo fare? U di x chi è? È l'integrale di x quadro per e alla meno x in dx. Allora, come si fa questa integrale? Si fa per parti. Qua integro viene meno x quadro e alla meno x, poi meno meno diventa più, integrale 2x per e alla meno x in dx. Io integro questa, viene meno e alla meno x. Poi integro questa e derivo quest'altra, poi ci devo mettere il segno meno. E quindi cambia il segno. Quindi qua mi viene meno x quadro e alla meno x meno 2x e alla meno x più integrale di 2 e alla meno x in dx uguale e alla meno x che moltiplica meno x quadro meno 2x meno 2, vabbè, meno 2 più c. Ok?
Adesso C ci vuole, perché ci vuole, oppure se non ce la mettete dovete poi aggiungere la soluzione generica dell'omogeneo. Perché adesso chi era Y? Lo vado a riscrivere qua sopra. Y di X era E alla X per U di X. U di X è questa qua, E alla X per E alla meno X se ne va. Quindi qua mi viene C per E alla X, o chiamatela C, chiamatela lambda, come vi pare, che è la soluzione generica dell'omogenea. Poi meno X quadro meno 2X meno 2. Ok? E ci è rimasto soltanto da verificare se quello che abbiamo fatto sia giusto oppure no. Andiamo a fare la verifica. Adesso, tutti i conti fatti non mi interessano più. Cioè, teoricamente mi interessa perché se ho sbagliato devo andare a correggere. Ma se ho sbagliato posso aver sbagliato a più qualche segno. Ah, mi richiedo solo il fatto che qua c'avevo scritto V di X uguale lambda per la X. Allora, quindi questa è la mia Y di X. Allora, chi è Y primo di X? Y primo di X è uguale a C per E alla X, poi meno 2X meno 2 C per E alla X, meno 2X meno 2. Poi deriva di meno 2 fa 0. Ma questo qua è uguale anche a Y di X più X quadro. E se io prendo Y di X, ci sommo X quadro, questo pezzo se ne va e il resto rimane qua. Quindi vedete che questa equazione è soddisfatta. Attenzione però che non solo abbiamo trovato la soluzione, le soluzioni, ma queste soluzioni hanno una struttura ben precisa. Ve lo riscrivo qua: Y di X è uguale a C per E alla X meno X quadro meno 2X meno 2. Allora guardate, se mettete C uguale a 0, questa è una soluzione dell'equazione precedente, non omogenea. Questa è la nostra soluzione particolare. E questa chi è invece? È la soluzione generale dell'omogenea associata. Questa soluzione omogenea. Come è fatta la soluzione dell'omogenea? La funzione di soluzione per una costante, cioè il vettore per una costante. Che cosa ricorda questo discorso qua? La parametrizzazione di una retta affine. Questo è il vettore di traslazione e questo è il multiplo del vettore di direzione. Lo ricordate? Come si parametrizzava la retta? Lambda nu, dove nu è la direzione della retta, più vettore di traslazione, più con zero. È la stessa cosa. Per questo si chiama equazione lineare. È la stessa cosa. C'ha la stessa struttura. Certo, là erano vettori di Rn e queste sono funzioni, ma il concetto è esattamente lo stesso. C'è una funzione che è la soluzione particolare. Qua, come soluzione particolare, ci potete prendere anche questa più alla x, solo che non vi conviene, siccome essendo funzioni, quelle sono funzioni scritte in maniera diversa, il pezzo, se vi prendete come soluzione particolare meno x quadro meno 2x meno 2 più e alla x, cioè un pezzo in più, per avere il numero minore di pezzi possibili vi conviene prendere questa soluzione con c uguale a 0. Cioè, mentre se vi ricordate la struttura di una retta affine, vettore di traslazione e poi c'è il vettore di direzione,
vettore di traslazione potete prendere uno qualunque di questi ed era del tutto equivalente. Qui pure equivalente, non è che cambia niente, però è preferibile prendere questo con c uguale a 0. Perché? Perché c'è un pezzo in meno da scrivere, solo per quello. Ok? Per avere la soluzione particolare basta fissare la c là dentro. Se no, se mettete c diverso da 0, quando ci andate a sommare più lambda alla x, la vostra c sarà lambda più la c0 che avete fissato prima. Capito? Se io qua metto c uguale a 1, quando poi ci sommo lambda alla x, il pezzo con e alla x sarà e alla x per lambda più 1. Lambda più 1 lo richiamate c, ma è tutto un gioco inutile, quindi là conviene praticamente prendere come soluzione particolare quella con la c uguale a 0. Ok? Quindi la struttura comunque è sempre quella. Soluzione particolare più soluzione generale dell'omogeneo. Anche in, se vi ricordate, quando avevo un sistema, due piani messi a sistema in R3 che mi davano una retta, come si faceva? L'equazione, quando dovevate convertirla in equazione parametrica, e facevate, prendevate le soluzioni, prima isolavate il sistema omogeneo e quella è la direzione della retta, qua risolvete l'equazione omogenea e quella è la, praticamente vi darà il multiplo questo pezzo qua, e poi vi fate una soluzione particolare del sistema e la sommate alla soluzione generica dell'omogeneo associato. Cioè la struttura dell'insieme delle soluzioni è esattamente la stessa. Quindi le soluzioni delle equazioni lineari si fanno così. Adesso facciamo qualche altro, almeno un altro esempio. Allora, qua scriviamo equazione lineare non omogenea. Ok. Andiamo a fare un altro esempio. Un altro esempio lo facciamo qua. Allora, andiamo a scrivere per esempio y' di x uguale meno y di x più seno di x. Ok? Allora, scriviamo l'equazione omogenea associata. Un trucchetto, quando andate a scrivere l'omogenea associata, cambiate lettera, perché sennò poi vi incrociate, non capite più qual è. Allora, qual è la omogenea associata? Puntino di x uguale meno 1x. Qual è la soluzione, quali sono le soluzioni di queste? V di x uguale lambda per e alla meno x. Quindi una soluzione particolare è alla meno x. Oh, anche prima, che succedeva se invece di e alla meno x ci mettevo lambda? Niente, non succedeva niente, perché c'avevo il lambda da tutte e due le parti. Insomma, alla fine, su questo pezzo qua, il lambda e uno sul lambda se ne andavano, e poi mi rimaneva comunque qualcosa per moltiplicato. Invece di moltiplicato per e alla x, veniva per lambda e alla x. Wow. Ok? Alla fine, facendo delle sostituzioni, veniva la stessa struttura di punto. Quindi qua prendiamo come v0 di x, come
come soluzione particolare dell'omogenea prendiamo proprio e alla meno x. Adesso cosa devo fare? Devo fare y di x uguale u di x per e alla meno x. Ci devo fare u primo di x per e alla meno x meno u di x per e alla meno x uguale meno u di x per e alla meno x più sen x. Questo e questo, come al solito, se ne va. Ripeto, non c'è bisogno di farlo, però io lo faccio sempre per controllo. Perdi un secondo, ma se quella volta che hai sbagliato risparmi 5 minuti. Quindi conviene. E quindi adesso u' di x chi è? U' di x è uguale a seno di x per e alla x. Oh, queste equazioni che sto facendo sono particolarmente facili perché il coefficiente davanti alla y l'ho preso costante. L'ho preso costante, poi faremo anche quelle con i coefficienti non costanti. Però l'ho preso costante perché così ero sicuro di non impicciarmi a fare esempi sulle non omogenee. La prossima volta che facciamo esercizi faremo esempi un po' più. Quindi adesso per trovare u di x come devo fare? Devo fare l'integrale di seno di x per e alla x in dx. E come si fa? Si fa sempre per parti: e alla x per seno di x meno integrale di coseno di x per e alla x in dx. Ho integrato della x qua, ho derivato sen x uguale e alla x per seno di x per e alla x per meno coseno di x, che integro anche qui, più integrale di alla x per seno di x. Questa integrale, no scusate, qua viene meno perché integrando ho e alla x, derivando la derivata di coseno è meno seno, poi c'è un altro meno che viene dalla formula di integrazione per parti, quindi qua il meno rimane meno. Quindi che significa? Significa, siccome questa integrale è lo stesso di prima, lo porto al primo membro, allora io cosa scopro? Lo faccio qua. Quindi u di x chi deve essere? Deve essere un mezzo e alla x che moltiplica sen x meno cosen x. E qua lo dico. Se voglio ricavare questa integrale, prendo questo, lo metto qua e ne faccio 2. Poi divido per 2, ottengo che un mezzo di questo uguale a questo. Quindi chi è la mia y di x? Ovviamente qua più c. Quando vado a moltiplicare per e alla, oppure ripeto, ci sono due modi: o ci metto più c e poi moltiplico per v0, oppure non ci metto c, però poi non devo addizionare v0, devo trovare devo addizionarci un multi, una qualunque soluzione dell'equazione omogenea, quindi c v0 sarebbe ottenuto in base. Quindi un mezzo e quando moltiplico per e alla meno x, qua mi viene sen x meno cosen x più c volte per e alla meno x. Allora vedete, questa è la soluzione dell'omogenea e questa deve essere una soluzione particolare. Andiamo a vedere un mezzo allora se io scrivo qua la chiamo yp di x uguale un mezzo sen x meno cosen x, giusto? Sen x meno cosen x y' p che sta per particolare, chi è? È un mezzo
sen x più cosen x, perché la derivata di meno coseno è seno, la derivata di seno è coseno. Adesso se vado a fare la somma, perché cosa che mi dice l'equazione? Che y' più y deve fare sen x. Quando vado a fare la somma di y' più y, meno coseno più coseno se ne vanno, seno più seno fa 2 seno, diviso un mezzo fa seno. E quindi vedete che questa è una soluzione particolare. In realtà esiste un altro modo di risolvere questa equazione. Qual è questo modo? Ritorniamo all'origine. Questa era la nostra equazione. Su, su, che non sarà sempre così. Saranno anche equazioni più difficili. Allora, questo è facile. C'è un altro modo. Allora, la soluzione particolare, quella la dovete sempre fare. Il primo uguale lambda per e alla meno x. Ok? Adesso il concetto è trovare una particolare. Perché se trovo quella particolare, faccio quella particolare più quella dell'omogenea associata e ho finito. Allora, come si fa a quella particolare? Si guarda il termine non. Questa è l'equazione omogenea e poi c'è questo termine senza la y che si chiama termine non. Allora, si va a guardare quello. In questo caso, che l'equazione ha coefficienti costanti, cioè la A è costante, la soluzione particolare deve assomigliare a questa. E chi ci assomiglia alla funzione seno? Cavarmela, cioè una funzione che sommata con la derivata deve fare seno. Però non posso sperare di cavarmela con seno, perché la derivata di seno non fa seno, fa coseno. Però la derivata di coseno può fare di nuovo un multiplo di seno. Quindi con che cosa posso sperare di cavarmela? Con A seno più B coseno. Facendo derivate sembra quella esce, seno e coseno, no? La soluzione particolare dovrà essere di questa formula, di questa forma. Allora, almeno speriamo che lo sia. E in effetti lo è. Perché se io vado a fare y'p di x, questo fa a coseno meno b seno. Quando vado a fare la somma, y'p più y'p, quanto mi viene? Mi viene seno di x per a meno b più coseno di x per a più b. Ok? Però qua c'è il seno, c'è e il coseno non c'è. Che significa? Il seno ce ne sta uno solo, quindi a meno b deve fare 1 ed a più b deve fare 0, perché così il coseno sparisce. E quindi che vuol dire? Che a uguale a un mezzo e b è uguale a meno un mezzo. E quindi yp di x è uguale a un mezzo sen x meno un mezzo cosen x, che è la stessa di prima. Soltanto l'abbiamo fatto più velocemente. Chiaro? Ah, poi però per trovare la soluzione y di x cosa dovete fare? Dovete sommare questa a questa. La costante la chiamate lambda, c, come fare, però dovete sommare una soluzione particolare, questa, alla soluzione generale dell'omogenea associata. Ok, quindi andiamo a fare un riepilogo, una ricapitolazione, una ripetizione, ripetita Juvent.
Manca un minuto. Però. Vabbè, abbiamo. Non so, mettiamo un paio di minuti per montare la videocamera. Ok, che abbiamo fatto oggi? Abbiamo detto che abbiamo un martello che è il nostro teorema delle contrazioni, vogliamo trovare il chiodo che sarebbero il problema di Cauchy per le, diciamo, l'esistenza di unicità locale per il problema di Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine di condotta a forma normale. Prima abbiamo fatto un po' di teoria per capire su quale spazio dovremmo operare sullo spazio C0 con la distanza d infinito che viene che dà luogo alla convergenza, che induce la convergenza uniforme. Dopodiché abbiamo cominciato a parlare di equazioni differenziali, perché quello sarà, come tutto questo c'entri con il nostro teorema, sembra ancora un mezzo mistero, poi si svelerà mercoledì. In realtà è facilissimo come idea. Abbiamo cominciato a scrivere cos'è un'equazione differenziale. Allora, le equazioni differenziali in generale, poi le equazioni differenziali ordinarie, che significa le funzioni incognite di una variabile, quelle più variabili le lasciamo proprio aperte. Derivate parziali non le vogliamo sapere. Poi le farete, cosa farete? Farete qualche soluzione di qualche equazione differenziale a derivate parziali, equazione del calore, equazione delle onde. Ok? Poi, a seconda di quello che vi servirà, a seconda del corso di là, saranno equazioni a derivate parziali con coefficienti molto semplici, costanti. Poi, invece noi vogliamo solo equazioni differenziali ordinarie. Poi, non solo le vogliamo ordinarie, vogliamo pure di primo ordine, è più semplice che ci sta. Non solo le vogliamo del primo ordine, vogliamo pure ridotta a forma normale, che significa che y' sta da una parte e tutto il resto dall'altra. Y' uguale a una funzione di x e y di x. Arrivati a questo livello di semplificazione, qualche cosa si comincia a vedere. Che abbiamo visto che una famiglia di soluzioni di questa equazione sarà una famiglia di curve, diciamo di funzioni che dipendono da un parametro. E queste funzioni si chiamano curve integrali. Queste curve integrali non si incrociano mai. Talvolta può capitare che si possono scavalcare. Se la funzione f piccola è di classe C1, non si, neanche si scavalca. Quindi sono proprio tutte belle che non si toccano. E spazzano la zona dove è definita la f, magari anche tutti i piani. Ok? A questo punto, per esempio, le equazioni differenziali lineari rientrano in questa tipologia, certamente. Le equazioni differenziali lineari, fino a che a di x è definita, sono definite, a di x e b di x sono definite pure loro. Quindi, per esempio, se a di x e b di x sono funzioni definite su R tutte e due, saranno definite su tutto R. Non solo, c'è sempre la soluzione nulla. Siccome le soluzioni non si toccano, non possono né scavalcare né incrociare la soluzione nulla, non la possono toccare, una soluzione di equazione differenziale lineare o è sempre positivo o è sempre negativo. Chiaro? E a quel punto c'è rimasto soltanto da trovare. Si possono trovare più o meno sì negli stessi casi in cui si riesce a fare l'integrale. Perché cosa dobbiamo fare? In un caso dobbiamo fare la primitiva di a piccolo di x, fare l'esponenziale, moltiplicarlo per lambda e quella soluzione di un'equazione differenziale lineare omogenea, cioè del tipo il primo di x uguale a di x per y di x. Nell'altro caso bisogna trovare una soluzione allora l'equazione differenziale si chiama non omogenea, y primo di x uguale a di x per y di x più b di x. Cosa bisogna fare? Risolvere l'omogenea come prima e poi trovare una soluzione particolare della non omogenea. Come si fa a trovare una soluzione lineare della non omogenea? In due modi: o con la variazione della costante arbitraria, oppure, qualora l'equazione sia differenziale lineare, per esempio a coefficienti costanti, prendendo una funzione che assomigli al termine nodo. Sfruttando un'altra cosa che poi si chiama principio di sovrapposizione, cioè, se voi avete due pezzi, lo mettete nell'equazione differenziale lineare, un pezzo vi dà seno, l'altro pezzo vi dà coseno, mettete la somma e vi dà seno più coseno. Cioè, l'operatore differenziale, gli operatori differenziali sono lineari, cioè delle equazioni differenziali lineari sono lineari nelle funzioni. Ok.
Detto questo, mo abbiamo chiaro che siamo a mezza strada. Come dobbiamo proseguire? Mercoledì finiamo l'impalcatura teorica. Il backbone di questa impalcatura, cioè l'osso principale che regge tutta la struttura, è questo teorema che facciamo mercoledì di esistenza e unicità locale per la soluzione del problema di Cauchy. Poi faremo qualche accenno a problemi che non sono di Cauchy. Per esempio, voglio dire solo questo, vi faccio perdere un minuto, ma se io specifico posizione, per esempio, voglio specificare la traiettoria di un proietto, che devo specificare? Posizione e velocità iniziale, perché poi ci sarà, a seconda del mio sistema fisico, la traiettoria dovrà soddisfare un'equazione lineare del, un'equazione non è detto che sia lineare, ma diciamo del secondo ordine. Allora, se ho due condizioni, posizione e velocità iniziale, sull'altalena, no? Basta la posizione iniziale? No, perché l'altalena lo posso far partire da questa posizione, però posso far partire da questa posizione con una spinta e la velocità iniziale è diversa. Comunque, se so posizione e velocità iniziale, poi il mio sistema si cura dell'evoluzione della traiettoria e quindi sapete la traiettoria del proiettile. Però, se io voglio trovare la soluzione, voglio sparare col mio cannone dietro questo ostacolo, oppure, scusate, o voglio sparare su questa, su quest'altro bersaglio, e qua, se vi ricordate, ho due soluzioni, quella di primo e quella di secondo arco, perché la velocità iniziale del cannone è costante, posso variare solo l'angolo, e l'angolo però mi dà che per questo punto qua ci passano due soluzioni. Perché ci passano due soluzioni? Perché non è un problema di Cauchy. Chiaro? Cioè io voglio le condizioni che impongo e come... Cioè se io voglio che y di t con 0 faccia y0, y di t con 1 faccia y1, sono due condizioni che non sono, non corrispondono a condizioni di Cauchy. La condizione di Cauchy è y di t con 0 imposto e y' di t con 0 imposto. Appunto, vabbè, mo sto semplificando, ma insomma, per trovare le soluzioni in altri casi ci possono essere altri metodi. Quando si impongono le condizioni al bordo sui due estremi si sta il metodo dello shooting. A volte può non essersi una soluzione, per esempio ci sono dei bersagli che col mio cannone sono fuori portata, non li vedo. Altri bersagli invece li posso colpire in due modi. Questo fatto che li possa colpire in due modi può essere utile, per esempio, se c'è un ostacolo. Se c'è un ostacolo, io non ci sparo direttamente qua sopra, ma ci vado così. No? In artiglieria quello è il tiro col secondo arco. Quello che distingue.